Lei poc'anzi ha parlato del Cavaliere Conserva a domanda del Pubblico Ministero. Ci sa dire quale attività il Conservo avesse svolto in precedenza? In precedenza aveva la concessione dei gelati Motta. Ricorda dove fosse la sede? La sede dove c'erano i magazzini era una piccola traversa del Viale Libertà. Io ci sono andato proprio anche per le feste, per Pasqua, Natale, avevano le colombe, queste cose non andavo con me. Il nome non riesce a ricordarlo? Il nome della traversa, voglio dire? No, no, facevano benzina anche da me, i loro furgoni. Cioè, mi faccia capire, E nella stessa strada dove abitava da giovane Mimmo Contorelle, da ragazzo. È una parallela. Una parallela a che cosa? Del Viale Libertà. Qua sotto però, quasi alla stazione. Cioè, non ho capito se è una traversa o una parallela del Viale Libertà. È una parallela, si biforca il Viale Libertà, da un certo punto si biforca, continua il Viale Libertà e poi c'è questa strada che diventa una parallela. Ecco, cioè attraverso una traversa di Viale Libertà si arriva a questa strada che è parallela? No, perché... no. Il allora... Viale Libertà, arrivato a un certo punto, fa una forcina. Il Viale Libertà continua e questa strada si innerviga. A che altezza, mi scusi? Ma dopo 200 metri, 300 metri della piazza della stazione, salendo. Ah, ecco, salendo... Sulla sinistra. Salendo sulla sinistra. Sì, là ci sono tanti magazzini di agrumi. Ecco, e lei ha accennato al suo distributore, quello di suo fratello, rispetto a questa strada il distributore... noi altri siamo sulla 6 aprile, ci sono... 700-800 metri. 700-800 metri, cioè il suo distributore dov'era esattamente? Sulla via 6 aprile. Questa via 6 aprile sbocca sulla piazza della stazione, poi incomincia o viale Africa o via Libertà. Come in bocca via Libertà, a meno di 200 metri, sulla sinistra c'è questa strada che non è che taglia, ma è un... che diventa una parallela. Cioè, tanto per comprenderlo io stesso, cioè il vostro distributore era nella via 7 aprile... 6 aprile, perdon, che incrocia il Viale Libertà alla via 6 aprile? No, finisce nella piazza della stazione e poi nella piazza della stazione ci abbiamo via Marchese di Casalotto, via La Libertà, via Le Africa... Fino a quando avevano i gelati erano lì, poi mi pare che si sono spostati verso Ognina nei nuovi palazzi che ha costruito l'impresa Costanzo. Lei ricorda se il Conservo fosse in società con qualcuno? Sì, con un nobile mi pare che era, ma non mi ricordo il nome, un nobile di Catania. Ricorda questo nobile se fosse, diciamo, si occupasse di altre attività? Sì, ma non ne so per dire di preciso. Non riesce a dire. Lei ha mai conosciuto una persona che si chiama Gaetano Bellia? Lui lavorava con loro. Cioè il Bellia... Gaetano Bellia ai tempi dei gelati lavorava con loro, era un po' l'uomo di fiducia. Questo Gaetano Bellia era un personaggio a voi vicino oppure era una persona era assolutamente... vicino a Cosa Nostra, molto amico del rappresentante di Catania, cioè? Di Orazio Negodra. Ricorda se il Bellia avesse qualche soprannome? Sì, ce l'aveva, mi pare Cano Cioccolato. Ci sa dire perché si chiamasse così? No. E ricorda se il Bellia poi ebbe a lavorare in altri posti oltre che presso la concessionaria Motta?
Sì, ci lavorò lì in questo supermercato. Perché dove? In quale supermercato? Nel supermercato di conservo. Perché io mi ricordo che le ho chiesto se mi poteva dare la tessera, perché ci voleva una tessera, una cosa, per poter entrare a fare le spese. Perciò ci lavorò. Lei ha sentito parlare, conosce, ha conosciuto un tale Spina? Ho conosciuto un tale Spina che vendeva macchine per movimento terra. Movimento terra. Io l'ho contrattato per comprarmi un escavatore, poi non mi è piaciuto, gliel'ho ritornato. Ma eravamo molto amici perché da giovane lavoravamo al consorzio agrario. Lui era meccanico, io ero impiegato ai prodotti petroliferi. E questo era cognato di uno dei Caccagnosi. Io le stavo chiedendo di un Spina che era titolare di un autosalone. Spina titolare della, non l'ho conosciuto, è quello sul Vittorio Veneto, no? Mi vuole dire lei? Vediamo. Di questo ho saputo che l'hanno ammazzato perché pare che lui aveva fatto da palo quando hanno ammazzato Franco Romeo e il maresciallo Agosta mi pare che si chiamava, e poi subito dopo l'hanno ammazzato e a detta di mio cugino è stato Salvatore, sono due fratelli, tutti e due uomini d'onore, Salvatore, ora non mi ricordo il nome. Dottore. Il nome dell'altro lo ricorda? Il nome di chi? Lei ha detto erano due fratelli, uno Salvatore e l'altro? E uno, l'altro fratello è calvo completamente, abitano verso Guardia Ognina, ma mi verrà il nome. Lei ha parlato, riferito della presenza di Luciano Leggio a Catania. Sì, signore. Può riferirci se il Leggio ebbe ad incontrarsi a Catania con Tommaso Buscetta? Sì, sì. Vedi, questa è una cosa un po' curiosa. Leggio si è incontrato con Totò Greco Cicchitella e con Tommaso Buscetta. Si sono incontrati a casa mia, poi sono andati anche nella villa dove lui abitava, ma non vorrei fare polemica, ma un uomo d'onore in un tribunale, io sono un pentito, sono uno sbirro per tutti, un uomo d'onore in un tribunale non può mettere in difetto a uno sbirro dicendoci tu sei stato con me e noi altri abbiamo deciso il colpo borghese. Un uomo d'onore non lo può fare. Cioè, mi faccia capire perché vuole ripetere, non ho inteso. Cioè, lei la polemica la vuole fare con riferimento a quale episodio? C'è stato che sono venuto a Catania Totò Greco Cicchitella e Masino Buscetta. Sì. Dopo la strage di Via Lazio, sì, che era stata degradata da Totò Greco, poi sono venuti e in questo periodo che sono stati quasi un mese da noi altri, ospiti a casa nostra, si sono incontrati con tante persone e si sono incontrati anche con Lucio Luigi. Si è parlato a colpo borghese, non si... Poi nel processo nell'86
Luciano Ligio dice a Buscetta in un tribunale, tu sei venuto, tu hai parlato del colpo borghese con me, sei venuto a Catania. Questo sarebbe stato Leggio che nell'occasione di un'udienza avrebbe riferito questo fatto. E questo non lo può dire un uomo d'onore. Perché non lo può dire? Perché un uomo d'onore non si deve rivolgere al tribunale. Un uomo d'onore la legge se la fa lui. Ecco, ma al di là di questa indicazione di Leggio in tribunale, effettivamente si parlò di questo colpo di Stato? Sì, ne hanno parlato. Ora veda, io lo dico questo non per difendere nessuno, mi difendo io, perché quando si dice io ero a Catania latitante, tu Tommaso Buscetta sei venuto e abbiamo parlato del colpo borghese, chi a quei tempi Catania comandava? Calderone Giuseppe. Calderone Giuseppe era morto, ma ancora restava Calderone Antonino. E allora se il giudice Falcone aveva dei dubbi, ha avuto la certezza per farmi arrestare. Ho capito. Ma, cioè io non voglio difendere nessuno, mi difendo io. Dico, sì, non doveva farlo lui. Ma ci faccia capire, qual era il senso di questo colpo di Stato? Innanzitutto, chi erano i personaggi che sarebbero stati coinvolti? Ma è stato un po' un palliativo. Si diceva che volevano conoscere qualcuno della mafia, questi, il principe borghese. E le si diede un appuntamento e incaricarono mio fratello di andarci a parlare. E poi gli dissero: vogliamo una lista di tutti quelli che partecipano al golpe. Tutti quelli che partecipano? Di questi uomini che avete voi altri, vogliamo la lista, i nomi. Mio fratello disse: noi altri nomi non ne diamo, se voi altri ci dite quello che dobbiamo fare, lo facciamo, ma nomi non ne diamo, perché ancora ci ricordiamo del caso Mori. Non vorrei che dopo che vi diamo una mano poi sapete i nomi che ci arrestate a tutti. Dici no, voi altri dovete camminare con una fascia al braccio, fascia non ce ne mettiamo. Voi altri ma questo dite... chi era che lo diceva, mi scusi? Valerio Borghese. Lei Valerio Borghese lo ha conosciuto direttamente? No, sono discorsi che mi ha raccontato mio fratello. Suo fratello aveva avuto contatti con il... Sì, è stato a Roma. Mi scusi, ma c'è un'imputazione per associazione sovversiva che io sconosco in questo processo? No, altrimenti l'avvocato lei non lo sconosce, no, perché stiamo parlando dell'associazione Cosa Nostra. Sì, dottore Bertone, ma vorrei capire la pertinenza rispetto peraltro a fatti che anche temporalmente sono lontani dal capo di imputazione, rispetto alle imputazioni di cui noi dobbiamo rispondere. Ma questo, avvocato, non abbiamo avuto neppure il tempo di chiedere nel tempo quale fosse la data di questo incontro, perché lei è intervenuto prima. No, ma se siccome già l'imputato di reato connesso ha detto su per giù quando lui conosce cose direttamente e quando no, credo che siamo, mi pare, che abbondantemente prima dall'inizio delle imputazioni. Comunque, per carità, la Corte è libera di valutare la pertinenza, ovviamente, di questo tipo di domande, che a valutazione sommessa di questi difensori sono ininfluenti ai fini del processo. Pubblico ministero, per procedere. Ci vuole dire appunto, questo incontro sarebbe avvenuto a Roma. A Roma. Tra suo fratello e il principe Borghese. Il principe. In che epoca? Ma prima del 70, prima della fine del 70. E poi non se ne fece nulla, mi faccia capire. Si doveva fare, mi pare, il mese di dicembre, non mi ricordo quando, e si aspettava l'ordine che ci è andato lì. E Natale Rime si è portato un paio di uomini. Natale Rimi di Alcamo, perché se si faceva proprio per poter aiutare nei processi Vincenzo e Filippo Rimi, che avevano gli ergastoli. C'è andato Natale Rimi, si aspettava la telefonata, si aspettava che doveva, poi l'indomani mattina è venuto, mio fratello è andato a prendere all'aeroporto, dici non se n'è fatto niente, ci hanno dato dei mitra, ma poi al momento non se n'è fatto niente. Lei conosce Venerando Cristaldi? Ecco come si chiama, Cristaldi si chiama quello, Salvatore Cristaldi e l'altro fratello. Cioè, e chi sono allora costoro? Quello che, a che proposito? Caldone? Per il fatto dell'omicidio Spina, quello del Viale Veneto.
Lei ha detto che abitavano nella zona di... Ma Guardia Ognina lì. Di Guardia Ognina. Ricorda qualche altro particolare su questi due fratelli? Ce li sa descrivere innanzitutto fisicamente? Uno lo ha descritto. Uno è alto, calvo, l'altro è più piccolino, moro. E questo è Salvatore Cristaldi. E l'altro è Cristaldi, non mi ricordo. Non me lo ricordo. No. Poco fa abbiamo detto, le ho chiesto di venerando. Venerando. Quindi sono... Quello calvo è venerando e l'altro è Salvatore. Ci sono altri fratelli? No, che io conosco. Che attività svolgevano? Non lo so. Lei ha conosciuto Natale De Emanuele? Sì, l'ho conosciuto. Era impiegato, impiegato comunale, era ufficiale sanitario. E un giorno discutendo, Gitto mi diceva, lui vorrebbe diventare uomo d'onore, ma non lo può diventare perché è ufficiale sanitario, e poi dice, anche perché è massone. E questo quando le venne detto? Ma tanti anni fa, metà 70. Cioè, ma mi faccia capire, perché c'è una incompatibilità? No, non c'è una compatibilità, ma se un uomo d'onore vuole diventare massone, se domanda alla famiglia di essere massone, la famiglia le può dare anche l'autorizzazione, ma non può tradire Cosa Nostra. Se lo fanno entrare nella massoneria è solo per avere accesso in un organo dove può chiedere poi dei favori. Le risulta, ci può dire se in passato vi sono stati momenti di collegamento tra la famiglia di Cosa Nostra o comunque Cosa Nostra in genere e la massoneria? Ma guardi, la massoneria è un po' Cosa Nostra. È un? Un po' Cosa Nostra. E si somigliano. È qualche cosa, perché la massoneria ha anche lei le sue leggi. Anche lei, se devono uccidere uno, lo uccidono pure. Cioè la massoneria e mi ricordo nei paesi, io conosco due persone, un fratello era massone e l'altro era uomo d'onore. E chi in particolare? Totò Campo. Di dove è Totò Campo? È un uomo d'onore. Di dove? Ma è della provincia di Palermo. Non mi so dire di preciso qual è il paese, e suo fratello era uomo d'onore. Tanti massoni erano molto amici degli uomini di Cosa Nostra. Io ho conosciuto un massone di Enna che ha abitato tanto tempo a Catania, ma quello teneva anche la di tanti ed era un numero elevato, diceva che era il 30, e era molto amico di Giovanni Mongiovino, il vecchio di Enna. Ma le dico, non si ci può parlare chiaro come se fossero uomini d'onore, ma quasi. Ma è capitato che vi siete rivolti per favori? Sì, favore. Perché loro dice che c'hanno anche giudici nella massoneria. Perciò io conoscevo un maggiore dell'esercito in pensione, che era il capo della massoneria di Catania, ma del rito misto, e io ho chiesto favori. Che significa lui, del rito misto? Ci sono due riti nella massoneria, c'è quello dove ci sono anche le donne e c'è quello dove sono solo gli uomini. Ora non so se è Santa Maria e Gesù, qual è la sostanza? Lei fatti più specifici allora al pubblico ministero. Sì, come dico, con riferimento alla massoneria, sì, cosa sì. Non ci interessa. Con riferimento appunto a questo maggiore, quale tipo di favore? Una volta, io ogni volta che c'erano dei processi, cose, io, lei conosce questo giudice? No, lei conosce, una volta per Palermo ho chiesto se conosceva un giudice, e mi disse lo conosco. E chi era questo maggiore? Emerico Sortino si chiamava, era ingegnere.
era un maggiore del genio che poi faceva l'ingegnere, è stato ingegnere dell'impresa di mio fratello. E un giorno avevo bisogno, a Palermo avevano dato il nome di un giudice per il fratello di Filippo Marchese, e lui mi disse: lo conosco, ci siamo andati, ci ha parlato e abbiamo avuto dei buoni risultati in questa causa. Quale processo riguardava questo? Il fratello del Presidente, continua a esserci opposizione, io mi permetto di rilevare. Sì, è accorto l'opposizione, avvocato. Grazie. Ho già preannunciato che l'argomento si riteneva di scarsissima rilevanza. Signor Calderone, lei ha avuto occasione di incontrare il Reina a Catania o comunque nella provincia catanese? Ma Reina a Catania veniva, da quando c'era Ligio, veniva spessissimo. Nella provincia catanese andavamo, perché venivano, fermavano la macchina lì dal mio distributore, poi io me le mettevo sulle macchine e li portavo lì a San Giovanni la Punta e stavano un giorno, due giorni. Ma quello che stava sempre con Ligio era Bino Provenzale, erano tutti e due sempre insieme. Totò veniva da tanto in tanto. Ricorda in particolare se anche dopo la morte di suo fratello, il Reina, si è venuto a Catania? Anche dopo la morte? Non mi ricordo. Ma potesse che sia venuto e con me non si è incontrato. In qualche riserva di caccia? Ah sì, nel 79. Dico, l'opposizione non ci siamo arrivati, ma la domanda era lievemente suggestiva a parere di questa difesa. Dico lievemente, così, come eufemismo. Qual era la domanda? Quest'ultima era... Dice una riserva di caccia. Io chiedo che venga dichiarata inutilizzabile questa risposta, per quello che vale, tanto per darci un po' qualche regola. Dal verbale si vedrà qual è la misura del suggerimento. Mi scusi, signor giudice, io la domanda l'ho capita. Quando veniva Totò Reina, prima della morte di mio fratello, era ospite mio, veniva a Catania da noi altri. Poi, dopo la morte, non è stato più ospite mio, ecco perché dico, potessi che sia venuto. Non mi ricordavo del fatto della riserva, no? Siamo stati a... Posso parlare? È stato solo rilevato che gliel'ha ricordato il pubblico ministero, nient'altro. Lei può rispondere per il resto, una volta che è introdotto l'argomento, non lo so, che altre domande? Sì, volevo chiedere le circostanze di questo incontro. Innanzitutto, Calderone, lei su questo incontro ha reso dichiarazioni già all'autorità giudiziaria? Sì, signore. Ecco, allora, ci vuole dire di questo incontro? Di questo incontro sarà stato nell'autunno del 79, si apriva la caccia, noi altri avevamo, perlomeno era una riserva che la sovvenzionava l'impresa Costanzo, l'aveva incominciata mio fratello, poi alla morte di mio fratello io non ci sono più andato ed era Nitto che la curava. Un giorno mi disse: Nitto, deve venire Totò Reina. Parli più forte. Deve venire Totò Reina perché dobbiamo andare a caccia, ci vuole venire, ci siamo andati. E lì c'era Totò Reina, Michele Greco, Totò Minore, Pippo Gambino e qualche altro palermitano che non mi ricordo. Poi c'era Nitto Santa Paola, io, Salvatore Marchese, Franco Romeo, ce ne eravamo tanti. La sera, dopo finita la battuta di caccia, ci siamo trasferiti nell'impresa Costanzo. Ma ci siamo trasferiti, Michele Greco ed altri sono partiti. Ci siamo trasferiti io, Nitto Santa Paola, Marchese Salvatore, Totò Reina, Pippo Gambino e Totò Minore. Al che eravamo proprio nella stanza di Gino Costanzo, a che Totò Reina mi chiama e mi dice, mi manda a chiamare e mi dice che mi vuole parlare, perché nella stanza dell'impresa Costanzo c'è una grande stanza con un tavolo, alle spalle c'ha una
porta dove c'ha la segretaria. E lui era seduto lì, prima aveva parlato con... Chi era seduto lì? Totorella. Sì. Aveva parlato con Nito Santapaola e con Francesco Maggio, no? Poi ci chiamò a me e a Marchese Salvatore dicendo che dovevamo stare sempre vicino a Nitto, che non dovevamo allontanarci da Nitto, non avvicinarci con Alfio Ferlito, tutte queste cose. Dopodiché io avevo comprato una pistola, lui so che le piacevano le pistole, mio cugino gliel'ha fatta, l'aveva in un ufficio un geometra, l'ha telefonato, dice per piacere me la porti con la pistola, l'abbiamo regalato questa pistola e se ne sono andati. Lei ha parlato dell'ufficio di Costanzo, del sì. Cavaliere Costanzo, dove aveva sede questo ufficio? Ah, Mister Bianco, sulla via Carlo Marquez. Lei ha conosciuto una persona di cognome Licciardello, soprannominata l'avvocato? Pippo Licciardello, sì, l'ho conosciuto. Dicevano che era vicino ai carabinieri, dicevano tante cose, ha fatto una truffa perché era una specie di assicurazione, non lo so che cos'era, in sostanza ha truffato centinaia di milioni ed era molto vicino a Salvatore Santapaola. Poi Salvatore Santapaola chi? Che rapporto di parentela ha con il fratello di il Vittorio. Fratello. Sì. Quindi era molto vicino in che senso? Ma molti intimi erano, mi pare che hanno fatto dei lavori insieme come c'era magari nel mezzo il deputato regionale Savino Fagona, ma lui, questo Pippo Licciardello, ha incominciato facendo, ha aperto un ufficio, non lo so se davano prestiti, davano soldi, in un paesino di Catania, faceva sempre calte fasse, ci mandava sempre nuovi nomi, prendeva questi soldi, ma soldi all'ufficio, a questo ufficio di prestiti non ce ne sono arrivati mai, se ne ha preso solo lui. Lei ha conosciuto un tale Alfio Leone? Sì, Alfio Leone di Giarre, io avevo un distributore di benzina e lui mi metteva i camion lì. Era un mezzo camorrista, ma non è un uomo d'onore. Avevano una qualche cosa fra di loro. Fra di loro chi? Erano tre o quattro, c'era questo Leone, c'era Nando Campo, c'era Nino Santamaria, erano una qualche cosa alla calabrese. Ma cioè erano vicini alla vicino vostra... alla Cosa Nostra, sì, si mettevano a disposizione, se gli chiamavamo un favore. E questo correva. Santa Maria, chi ci sa dare qualche altra indicazione su Santa Maria? Era un uomo che era stato tanto tempo in galera e poi in sciu e si aveva un allevamento di polli. Allevamento? Di polli, a già. Le risulta se vi fossero collegamenti tra la famiglia di Cosa Nostra e organizzazioni criminali della Campania? Della Campania? Eh? La Campania lei parla Napoli. E in Napoli c'è una famiglia di Cosa Nostra. E qual è questa famiglia? È la famiglia di Cosa Nostra di Napoli, che sono però, è una famiglia un po' abulica anche quella, perché c'è una diecina che non ne vuole sentire della famiglia, è la diecina dei Nuvolette, e i Nuvolette sono legati ai Corleonese. I Nuvolette? Sì signore, i fratelli Nuvolette, di Marano. Di Marano? Sì signore. E l'altra famiglia? No, è sempre una la famiglia. Sempre una, e l'altra corrente come... L'altra corrente era legata a Stefano Bondà. E come faceva capo a chi? Ma
il rappresentante era Salvatore, era un uomo alto, suo fratello era, ci dicevano un pazzo, Zazza, Salvatore Zazza, e erano un po' legati a, a Stefano Bontà. C'era Mazzarella che era legata a Bontà. Li conosce tale Bardellino? Bardellino? No. Ecco, e l'organizzazione vostra a chi era legata delle due, diciamo, fazioni? Ma a quella dei Nuvoletta oppure all'altra? All'altra. Perché sempre siamo lì. C'era questa corrente, Bondate, Badalamente, e allora chi era legato a Bondate, Badalamente, ne legavamo noi altri. Ricorda in particolare se vi fu qualche contrasto sorto tra il Santa Paola e l'altra, diciamo, corrente? No, per la corrente dei Zazza, lei dice. Mm? Lei ricorda se vi fossero traffici illeciti tra questa famiglia o queste, diciamo, correnti della famiglia e l'organizzazione catanese? No, che io sappia. Lei ha conosciuto un personaggio soprannominato Scarpa Pulita? Sì, sì. Era molto intimo di mio cugino. Di chi? Salvatore Marchese. Di? Poi Salvatore Marchese. Ecco. So che l'hanno ammazzato. E ci vuole dire, innanzitutto, ne ricorda il vero nome? No. No. E, ci sa dire qualche particolare sulle sue attività o sui suoi collegamenti con la vostra famiglia? Ma viveva di spedienti. L'hanno ammazzato perché era al mercato ottofruttivo, lo vendeva, al mercato del pesce, vendeva carte per il pesce, ma mi pare che c'è stata una storia col Tuccio, ma non le sono preciso ora come ci addebitavano un omicidio. Chi addebitava qualche? Ci addebitavano un omicidio a Paternò, a questo qua. Poi il Tuccio ci ha preso difese, c'è stato tutto, non le so essere chiaro, preciso in queste. Cioè, da quello che lei ha fin qui detto, sembrerebbe che lui avesse commesso qualche cosa e poi sarebbe stato sì, aveva difeso. Paura, aveva paura, noi altri, io e mio cugino, eravamo in casa di mia zia, dormivamo là. E lui aveva paura, veniva sempre a dirglielo a mio cugino, che e una volta l'hanno mandato a chiamare il Tuccio, ma non so i discorsi, che cosa erano, ma c'era un discorso di qualche cosa, di droga, su Paternò. Lei ha conosciuto un personaggio soprannominato Cammisedda? Sì, questo faceva parte al gruppo di Turi Palermo. Le fa indicare il nome vero? No. Sa se diciamo ha assunto anche la qualità. Turi Palermo era uomo d'onore innanzitutto? No, che mi serve no. Turi Palermo? Turi Palermo sì. Quindi praticamente questo Cammisedda sarebbe stato vicino all'originario gruppo prima di scindersi oppure... No, da sempre fu vicino. Ecco, ma Turi Palermo dopo la morte di suo fratello in che posizione si trovava nell'ambito della famiglia? Ma sempre, le dico che erano questo gruppo di 5-6 uomini d'onore
che non si volevano legare alla famiglia. Ecco, e quindi Camisepa era vicino... E faceva a gruppo con... Con Turi Palermo. Con Turi Palermo. Lei ha conosciuto Giuseppe Pulvirenti? Sì, come è passato. Ci vuole dire come e quando l'ha conosciuto? Ma l'ho conosciuto da tanti, tanti anni. Prima era un po' un latruncolo, lo arrestavano sempre, stava sempre in galera. Poi è stato molto tempo a Barcellona Pozzo di Cotto perché faceva il pazzo. Poi un giorno c'erano dei contrasti, la Nitto Santa Paola con questo gruppo di Torre Palermo, Affio, tutto. Un giorno mio cugino mi disse, dice, sai, sono stato, perché non mi muovevo, non uscivo, non andavo in nessun posto, non volevo sentire niente. Dice, sono stato da Nitto e ho trovato, ho mi appassato cargo di armi, dice, che è a disposizione di tutto. A me mi è sembrata una cosa strana, perché mi appassato. Una volta ci aveva rubato le sigarette al fratello di Nitto e poi mio fratello gliel'ha fatto ritornare. Poi una volta in galera dice che quando hanno ammazzato a Turi Guarnera, i calcagnosi, è stato lui. Turi Guarnera e un altro ragazzo, un gettonino. Come era soprannominato Turi Guarnera? Tabacco. Turi Tabacco. Pare che è stato lui a segnalarci dove erano. Perciò mi è sembrata una cosa stranissima che poi come ha passato era la casa Renita a disposizione di Vito. Ma... Signor Calderone, la famiglia Catanese di Cosa Nostra disponeva di armi? Sì, si compravano le armi. Ci può dire che tipo di armi era nella disponibilità della famiglia? Che tipo di armi? Aveva la famiglia. Ma non è, ogni uomo d'onore aveva le sue armi, poi se si faceva un lavoro si trovavano, c'erano dei soldi, si prendevano e si compravano delle armi. No. Da dove ci si... Una volta ho visto Carlo Campanella con un Kalashnikov. Vi erano dei canali particolari per il rifornimento di armi? Non glielo so dire. C'era qualcuno che all'interno della famiglia curava quel settore? No, ai miei tempi no, si compravano armi, quando c'era bisogno si compravano armi. Vi erano appartenenti alla famiglia che lavoravano all'interno dell'impresa Costanzo? Sì, Mimmo Condorelle ci ha lavorato per parecchio tempo, ci faceva l'autista, poi abbiamo portato pure Pietro Rambulla, nei momenti che si parlava che c'erano pericoli di sequestro, ha lavorato un poco, ma poi l'ho trovato alla Scia come guardiano. Dove, chiedo scusa? Alla Scia, è una proprietà di Costanzo, sulla Catania Siracusa. Di altri uomini d'onore, che c'era un certo Calandra, era un geometra. Come? Calandra Giuseppe, geometra. Ma poi ho saputo che dopo la morte di mio fratello ci ha lavorato pure il fratello di Mangion. Ricorda il nome del fratello di Mangion? Pippo Giuseppe. Ma le assunzioni avvenivano su richiesta dei Costanzo? Prego. Chiedevo, le assunzioni avvenivano su richiesta dei Costanzo? No, i Costanzo non è che chiedevano, datemi un geometra, cioè uno glielo raccomandava, o quando è stato per il momento che c'erano queste cose, mio fratello disse, si prenda a Mimmo come autista, si prenda questo, faccia questo. E il rapporto di lavoro generalmente era un rapporto effettivo poi? Sì, a quei tempi si lavoravano effettivamente. Lei ricorda se
la famiglia Catanese di Cosa Nostra abbia mai compiuto omicidi in danno di minorenni? Guardi, questo è un episodio molto scabroso. Avevano sequestrato 4 ragazzi, siamo stati 2 giorni a tirare mollo, io non volevo. Presidente, scusi, c'è opposizione a questa domanda. Io mi permetto di far rilevare che noi non possiamo ricostruire storiograficamente, ammesso che abbia un fondamento storiografico, l'esistenza di Cosa Nostra al di fuori dall'imputazione. Cioè non possiamo parlare di tutti i fatti che possono riguardare in ipotesi dal 1925 ai nostri giorni Cosa Nostra. Io credo che abbiamo il dovere di attenerci a quella che è l'imputazione, che peraltro non può partire prima dell'82. Mi rendo conto, e su questo voglio dire, non ho fatto opposizioni, che vi possono essere una serie di antecedenti, di regole, di valutazioni, di personaggi, su cui non mi sento di dire che ci sia un'influenza assoluta, perché certo questa cosa non germina all'improvviso, nella prospettiva dell'accusa ovviamente sto parlando. E però andare a scandagliare fatti assai lontani dal capo di imputazione e in assenza di altro tipo di imputazione e in presenza soprattutto di procedimenti che già riguardano questi fatti antecedenti, compreso questo specifico, mi pare che sia un fuor d'opera in questo processo. E in questo senso io mi oppongo affinché, dico, l'istruttoria sia utile per tutti e non allarghi il tema a cose di cui poi non si potrà tenere conto, Presidente, che di questo in fondo si tratta. Ci associamo noi a questa opposizione, Presidente. E appunto, dico. Signor Presidente, chiedo scusa se chiedo la parola. La pubblica accusa vuole dimostrare la feroce e la capacità criminale dell'organizzazione e anche al fine di valutare la credibilità del referente, del signor Calderone, chiedeva specificamente di questo episodio che fra l'altro riguarda imputati di questo processo. Presidente, mi scusi, posso sul punto ancora? Io posso, sì. Fino a quando decidiamo. Posso, grazie. Presidente, io volevo solo sottolineare alla Corte che vi è stata un'apposita indagine e si è svolto un procedimento su questo fatto, signor Presidente, e quindi sull'omicidio di questi minori di cui si parlava e sulla scomparsa, o meglio, si è pronunciata già l'autorità giudiziaria e quindi dico, credo che in quella sede sia stato già delineato. Mi associo alla richiesta dell'avvocato Catania. Delinearla in questa sede sarebbe un fuor d'opera. Si può produrre la sentenza del giudice istruttore dottor Russo, che in numerosissime pagine ha affrontato l'argomento, assolvendo il qui presente Calderone, signor Presidente. Quindi dico che è il chiamante. E i chiamati, il chiamante e i chiamati. Confermata, certo. Che gli avvocati sanno benissimo che la sentenza istruttoria prevede sempre dei rimedi e quindi l'autorità di Cosa giudicato va vista con riferimento ai rimedi che lo stesso codice di procedura penale prevede in questi casi. Bene, ma Presidente, scusi, non è sul punto dell'ammissibilità, il discorso è sulla pertinenza al tema, ecco, di prova, quindi, cioè, questo è un altro discorso, come se devo fare il discorso della sentenza. Sul tema bisognerebbe anche accertare, Presidente, visto che quello era un processo vecchio rito, se la Procura ha chiesto di riaprire l'indagine. Visto che fa puntualizza così il pubblico ministero, domandiamo anche questo. Scusate, non è che in ogni caso può essere che perché di questo fatto si siano occupati altri giudici che non se ne possa parlare più in altra sede. Assolutamente. Il discorso è un discorso di pertinenza al tema della prova e specificamente al tema del 416 bis.
E qui mi pare che siamo un po' troppo lontani da questo, se si tratta di insomma, sono episodi che sono noti a tutti, tra l'altro, e per questo mi permettono di trattarlo in questo modo, con tema proprio, con riferimento al tema dell'associazione, mi pare che abbia scarsa pertinenza, e pertanto cerchiamo di stringere i tempi passando ad altri temi. Si accoglie l'opposizione. Comunque questo episodio fa parte di questo processo, perché è stato acquisito il verbale della deposizione resa al signor Calderone nel processo Santa Paola Petrella. Oltretutto, ci può bastare. Conosce Scaravilli Salvatore, signor Calderone? Prego? Conosce Scaravilli Salvatore? Scaravilli Salvatore. Scarini? Scaravilli, sì. L'ho conosciuto nel 78 in galera, l'ho visto così in... Questo è stato... ucciso uno e lui è rimasto ferito. Lei ricorda se lo Scaravilli appartenesse a qualche organizzazione? Era l'organizzazione dei Custodi. E in che rapporti era all'epoca questa organizzazione con la vostra, con la famiglia Catanese? In guerra. Può indicare l'anno? Ma a partire dal 76, 75, 76 fino al 78, che poi hanno fatto pace. Presidente, scusi, sono l'avvocato Sala, mi consente. Per evitare di fare le opposizioni per le domande generiche, che poi non sono generiche in realtà, quando il pubblico ministero dice all'epoca, è possibile chiedere che si dica più o meno l'anno, ecco, o perlomeno un lasso di tempo individuabile? Sempre opportuno che il pubblico ministero faccia la... Io ho detto l'epoca. Fra l'altro l'argomento, diciamo, lo spazio temporale su cui può riferire il signor Calderone è già stato delimitato, e quindi per questo ho posto la domanda in quei termini, signor Presidente. Veramente lui ha risposto anche su cose al di fuori di quel lasso temporale al quale lei si riferisce, quindi sì. Allora, passiamo ad altra domanda. Ha mai conosciuto tale Aiello, signor Calderone? Aiello chi? Ne ho conosciuti parecchi. Ci può dire i nomi delle persone che ha conosciuto che portassero quel cognome? Ho conosciuto Aiello che era il genero di Graci, un altro Aiello che aveva una specie di... affittava stanze sul viale Veneto, e un altro Aiello che aveva un allevamento di cane. In che rapporti era la vostra organizzazione con il signor Aiello, genero di Graci? In buonissimi rapporti, non la nostra organizzazione, Nitto Santa Paola e Madonia e Franco Romeo. Può indicare l'epoca in cui si possono collocare questi rapporti? Ma dopo la morte di mio fratello i rapporti si sono molto rinsaldati. In particolare fra chi? Fra questo Aiello, fra Graci. E chi dell'organizzazione? Quelli che ha menzionato poc'anzi? Sì, Franco Romeo ha aperto un magazzino di abiti per uomo, e il Graci nella banca Etnea, non so quando l'ha fatto scoprire, 400 milioni, qualche cosa del genere. E il... per i cantieri c'era una coppiata che era Madonia e Santa Paola, che si interessavano a gestire i cantieri del Graci. Ricorda se furono mai chiesti favori all'Aiello per investimenti economici da parte di esponenti della famiglia catanese di Cosa Nostra?
Non lo so, le sto dicendo che Franco Romeo aveva avuto tutti questi soldi, se era stato perché l'hanno avallato a Iello, l'ha avallato Graci, non lo so, ma la banca Etnea gli faceva questo fido. Di altri, chiedo scusa, ha detto la banca? Etnea, mi pare che la banca di Graci, sì, ci faceva questo fido. Ora non so se altri hanno, sono fatti dare soldi, non ero a quei livelli per saperlo. E degli altri Aiello di cui ha detto, sa se qualcuno degli stessi appartenesse o fosse legato ad organizzazioni malavitose? Non ho capito. Lei ha parlato di altri Aiello che conosceva. Sa dire se quelle persone appartenessero o fossero in qualche modo legate ad organizzazioni malavitose? Quell'Aiello che affittava, mi pare che affittava stanze, era un po' un facchittodo. L'altro no, l'altro era un allevatore di cani, non aveva niente che vedere. Lei conosceva, ha mai conosciuto Aglioto Francesco? Il proprietario della Costa Azzurra, sì. Può dire in che rapporti fosse con la vostra organizzazione? In buonissimi rapporti. Anzi, quando l'hanno arrestato, mi si disse che, perché l'hanno arrestato per abusivismo, mi si disse che Nitto si era interessato tramite l'impresa Costanzo per farlo uscire. E lui ne faceva un vanto, lo diceva, l'Aliotto. La famiglia Catanese teneva delle riunioni? Io penso di sì che le teneva le riunioni. Ma vi erano delle riunioni, diciamo, periodiche oppure soltanto nelle occasioni in cui era necessario? Ma sicuramente quando era necessario, ma lei mi parla di dopo, degli anni fine 70, 80, non le so dire niente. Lei ha conosciuto tale Amato Salvatore? Chi? Amato Salvatore. Amato Salvatore. Io ho conosciuto Alfio Amato. Può darsi che l'abbia conosciuto questo nome, ma non le so rispondere. Lei ha conosciuto persone che di cognome facessero Assinnata? Come? Assinnata. Uomini che si chiamassero Assinnata? Di cognome, sì. No. Può dire alla Corte dei ruoli ricoperti nell'ambito della famiglia da Campanella Calogero? Ma è stato capo di Cina e consigliere, si è alternato. Negli ultimi anni in cui lei ha militato l'organizzazione, che ruolo aveva? Ma in questi ultimi anni si è alternato un poco, prima è stato consigliere e poi capo di Cina e poi consigliere, ma non glielo saprei dire, verso gli anni Ottanta, quando hanno rifatto la famiglia. Nel 79, principi 79, fino a quando io me ne sono andato, si è alternato. Ha conosciuto tale Campione Andrea? Chi? Campione Andrea. No. Ha mai conosciuto tale Cesarotti? No. Per quanto riguarda i fratelli Cristaldi di cui ha detto, sì, oltre all'episodio su cui ha riferito, è a conoscenza di qualche altro elemento che li leghi all'organizzazione? O di fatti specifici,
di cui gli stessi si sono resi responsabili? Guardi, non mi ricordo. Ha conosciuto tale D'Agata Marcello? Sì. Ci può dire in che epoca e in che occasione? L'ho conosciuto a metà degli anni 70, avevamo una squadra di sigarette, io ho messo su una squadra di sigarette insieme con Campanella, con Salvatore Santapavola, eravamo una diecina e lo scarico delle sigarette veniva dopo Ognina e un giorno io non ci andavo a scaricare. Un giorno mi si fece conoscere questo Marcello D'Agata, dice che era bravissimo con i canotti, si metteva la tuta perché ci volevano i canotti per scaricare. L'ho conosciuto lì, poi l'ho rivisto diverse volte in compagnia di Carletto Campanella. Sa che ruolo ricoprisse all'interno dell'organizzazione? Non so se era uomo d'onore, se è uomo d'onore non lo so. So che l'ho conosciuto e mi sono un poco, dico, ma come mai? Perché sapevo che una famiglia, ma non si interessavano di contrabbando, di cose, questa famiglia. Ho conosciuto il padre, l'ho conosciuto molto bene, ma non so se è uomo d'onore, che cos'è. Lei ha parlato poc'anzi di Natale De Emanuele. Sì, signore. Sa che ruolo ricoprisse all'interno dell'organizzazione il De Emanuele? Lei parla di Natale De Emanuele. Di Natale, sì. Non è uomo d'onore, ai miei tempi non era uomo d'onore. Le disse che era massone, ne paolo, non era uomo d'onore. Non conosce fatti specifici di cui si sia eventualmente reso responsabile per conto dell'organizzazione? No, che io sappia. Una volta mi ha fatto un favore, dove avevo bisogno la tessera per espatriare, io ci disse che avevo bisogno la tessera, non gli disse che mi serviva per espatriare, e io non ci volevo andare al comune, e ha fatto venire due impiegati comunali e mi hanno rilasciato la tessera. Ha conosciuto, sentito parlare, di tale di Raimondo Natale? Di Raimondo Natale, sì. Sa dire se appartenesse alla organizzazione vostra? Ma negli ultimi pare che è stato fatto, di Raimondo Natale, sì. Lei ha conoscenza di fatti specifici di cui di Raimondo si sia reso responsabile per conto dell'organizzazione? C'è un discorso che una volta c'è stato un attacco che hanno fatto cosa delle Olimpie, corso delle Olimpie, che sono stati quelli di Alfio Ferlito che hanno sceso, sapevano che in questa casa c'era Nitto e c'erano altri e ci hanno cominciato a sparare, ci hanno buttato bombe, e in questa circostanza Nino Santapaola ha sparato e ha ferito, il figlio di Salvatore Santapaola, Vincenzo Santapaola, ha ferito a Turi Lanzafame, e in questo attacco è stato ferito anche questo di Raimondo, e Nino Santapaola l'ha portato all'ospedale. Poi, con le conseguenze di questa, il dottore Ugaffagni è morto, l'hanno portato alle Calabria, è morto. Lei ha conosciuto Ercolano Aldo? Sì. Ci può dire se lo stesso faceva parte dell'organizzazione vostra? Sì. E da che epoca, per quanto riguarda i suoi ricordi? A principi anni 80. Sa che ruolo avesse Ercolano Aldo? No.
L'Ercolano aveva familiari che già facevano parte dell'organizzazione? Aveva il padre, Giuseppe Ercolano, che era uomo d'onore. Lo zio, uomo d'onore. Ricorda il nome dello zio? E l'altro zio, Sebastiano, e Natale Ercolano. Natale Ercolano è morto in un incidente d'auto. È a conoscenza di fatti specifici posti in essere da Aldo Ercolano per conto dell'organizzazione? Non lo so. So che Nino se li portava a fare dei servizi. Cioè cosa intende per servizi? Era ammazzare gente, ma li metteva tutti in... Facevo un po' di scuola, ma non so di cose precise. Nino chi? Nino Sandoval. Ha parlato di Ercolano Giuseppe. Un momento di sospensione. Si parlava di Ercolano? Sì, Presidente. Signor Calderone, può indicare alla Corte quale fosse il ruolo di Giuseppe Ercolano all'interno dell'organizzazione? Era un soldato. Ricorda se ebbe a ricoprire cariche? No. Ricorda di fatti specifici posti in essere dal Giuseppe Ercolano per conto dell'organizzazione? No, che mi ricordi. Per quanto riguarda Ercolano Sebastiano? Nemmeno. Il ruolo era quello di soldato anche dell'Ercolano Sebastiano? Sì, signore. Ricorda se Natale De Emanuele è stato mai oggetto di attentati? No. No, non lo ricorda o lo esclude? Non lo ricordo, ma mi giunge nuova, perciò non me lo ricordo. Aspetti, no. Sulla Catania Messina ci hanno sparato. Sì? Sulla Catania Messina ci hanno sparato all'altezza della... prima di arrivare ad Acireale, o sulla circonvallazione di Acireale. Sì, sì, ora mi ricordo. È a conoscenza delle motivazioni di tale attentato? No. Ma era sempre in questa guerra che c'era fra questo gruppo e l'altro gruppo. Lei ha parlato del fratello di Mangion, Giuseppe. Sì. Sa che ruolo ricoprisse all'interno dell'organizzazione? Non era uomo d'onore. Scusi, pubblico ministero, credo che mi sia stata posta in maniera confusa la domanda. Stiamo parlando del fratello di Mangion, Giuseppe? Di Mangion Francesco, Presidente. Chi ha risposto lei? Per quale dei perché due mi ha detto Giuseppe. Prego? Giuseppe, si chiama Mangiano Giuseppe. Stiamo parlando di Mangiano Giuseppe, va bene, andiamo avanti. Conosce fatti specifici di cui si è reso responsabile il Mangiano Giuseppe? No. Lei ha mai conosciuto tale Mascali? Mascali?
Non mi ricordo. Lei ha conosciuto Mazzei Santo? Sì. Ci può dire in che occasione? Ma l'ho conosciuto quando era ragazzo. Sa se lo stesso appartenesse a organizzazioni malavitose? Era il gruppo, erano i Caccagnosi. Ho conosciuto di più Franco, lui l'ho visto qualche volta. In che rapporti erano con l'organizzazione vostra? Ma c'era stato prima, molto prima, c'erano dei rapporti che... Poi c'è stata la guerra e loro si sono uniti ai Cursodi, hanno fatto un unico fronte. Questa guerra in che arco temporale si colloca? Ma 76-78. Ha conosciuto tale Musmeci Costanzo? Sì, era un uomo molto amico di Nitto. Non le so dire niente di preciso di questo Musmeci Costanzo. Ci può dire l'occasione in cui l'ha conosciuto? No. Sa che tipo di attività, di lavoro svolgesse il Musmeci? Non glielo so dire. Non glielo so dire. Sa se lo stesso avesse dei soprannomi? Costanzero però io no. Ha conosciuto tale Rufino Alfio? Alfio Rufino... Io ho conosciuto uno, Alfio Orofino, che è l'istruttore di auto per prendere la patente. Ed era, mi pare che erano soci con quello della Costa Azzurra e la Racchetta, mi pare che c'era una società. Quello della Costa Azzurra chi sarebbe? Come si chiama? L'abbiamo detto poco fa. Francesco Aliotto. In che rapporti era loro fino con la vostra organizzazione? No, buoni rapporti, ma così, buongiorno, buongiorno, da parte mia, degli altri non lo so che rapporti erano. E a sua conoscenza se l'organizzazione ebbe mai chiedere favori a loro fino? No, non lo so. Ha conosciuto tale Pagano Antonino? Pagano Antonino, che è uno che ha un ristorante su via Sant'Euplio. Di altri mi pare di no. E questa persona di cui ha detto, in che rapporti era con la vostra organizzazione? Ah no, erano amici di Nitto, era una persona che aveva un ristorante. Ha conosciuto mai tale Puglisi Pietro? Chi? Puglisi Pietro. No, mi pare di no. Lei ha parlato di Santa Paola Vincenzo, figlio di Salvatore. Sì. Conosce fatti specifici commessi dal Santa Paola Vincenzo per conto dell'organizzazione? Gliel'ho detto poco fa, quello del... Quale Calderone? Quando c'è stato, che hanno attaccato là dove era
dalla via delle Olimpiadi c'è stato l'agguato. Lei ha conosciuto tale Santo Cono Carmelo? Chi? Santo Cono Carmelo. Santo? Cono. Chi è, catanese o di fuori Catania? No, se non l'ha conosciuto, basta così. No. Santo Onosito Carmelo? Sì, un uomo buono, un uomo amico di Salvatore Santa Paola. Un uomo buono, è un amico di Salvatore Santa Paola, se è quello vecchio che so io, che conosco io. Si interessa di cavalli, le piace i cavalli. Sa se il Santo Onosito a cui lei fa riferimento fosse amico, conoscesse il Mangione Francesco? Ma potesse di sì. E la persona in questione da lei indicata si occupava di altro oltre che di cavalli? Non glielo so dire, ma ora avrà più di 70 anni questa persona. Ha conosciuto mai tale strano Giuseppe? Strano Giuseppe, chi vuole dire Ubedo? Sono due fratelli. E come si chiama quello a cui lei fa riferimento? Pippo Ubedo, Giuseppe, strano Giuseppe, era un capo di squadra di sigarette, di contrabbando. Apparteneva alla vostra organizzazione? Non era uomo d'onore, ma se ne faceva. La nostra organizzazione era molto vicina con loro, perché loro si interessavano agli sbarchi, a lui, Mario Strano, il fratello. Sa se si occupavano di altro oltre che di... No, che io so. Contrabbando di sigarette. Mi pare che nel fatto dell'ACI loro ci andavano, sì. L'ACI quale? Quello che abbiamo parlato poco fa, dell'ACI che c'era, quella società che avevano fatto il Mangio nel Santa Paola, mi pare che loro ci andavano. Presidente, se vuole invitare l'imputato Santa Paola a non fare commenti né apprezzamenti. Santa Paola, guardi che le do il primo avvertimento, al secondo lei se ne torna al carcere delle Vallette e non ha la parola. Lei ha parlato di una squadra che si occupava di contrabbando di sigarette. Sì, sì. Vi era un capo, un referente di questa squadra? Ma il referente era il Mangio. Sì, Toto Tusa, il cognato di Madonia. Apparteneva a qualche organizzazione? Fa parte a Cosa Nostra, è della famiglia di Riese, è nato nella famiglia di Riese, ora non lo so dove. Ed è l'uomo di fiducia delle proprietà di vigneti di Grasci. Ha conosciuto altri Tusa che fossero legati in qualche modo a Cosa Nostra o all'organizzazione vostra? No. Di quale Tusa stiamo parlando? Signor Presidente, stiamo parlando di un Tusa... Ha parlato, non... Se gli facciamo specificare anni, Presidente, magari. Prego? Se gli facciamo specificare gli anni, perché credo che abbia detto un nome, il nome e gli anni. Poi controesaminerà lei, certo. Questo è solo il nome, io volevo
Volevo che mi ripetessi il nome. Salvatore, Salvatore Tusa. Lo chiamano Totò Tusa. Va bene. Ha mai conosciuto tale Zucchero? Saro Zucchero, sì. Ci può dire se lo stesso appartenesse a qualche organizzazione? No, no, era molto vicino, ma non apparteneva a Cosa Nostra. Ha conosciuto qualche altro Zucchero? No, io mi ricordo, no. Andiamo avanti oppure sono le 14.05? Andiamo? Sì, sino alle 14.30 se il pubblico ministero non ha finito. Se il pubblico ministero può finire entro le 14.30 forse sarebbe opportuno che completasse l'esame. Io non sono sicuro se ce la faccio, comunque posso provare. Bene. Presidente, io comincerei facendo vedere al Calderone l'album fotografico che più volte abbiamo mostrato ad altri testi o imputati di reato connesso per chiedere allo stesso se riconosce personaggi che militavano, comunque erano vicini o comunque erano a sua con i quali ha avuto rapporti nel periodo in cui si trovava a Catania. Può procedere. Per quello che vale, per la forma c'è opposizione, trattasi di atto e rituale. Presidente, scusi, ma praticamente si tratterebbe di cosa? Non è un mezzo di prova, mi pare, no? Credo che l'individuazione fotografica sia un mezzo che può essere utilizzato per l'attività del pubblico ministero nella fase delle indagini. Si credo, no? Dico, così ne possiamo discutere. Sì, sì, ne discutiamo, avvocato. Sì, ma questo tema è stato già affrontato. E non ero presente, si è detto che è una parte della testimonianza. Si tratta di personaggi dei quali ha già... Gli venisse mostrata una persona, gli si dicesse, conosci questa persona, che è diverso, dalla individuazione. Cioè, se nella fotografia riconosce persone che sono di sua conoscenza, quindi non si tratta né di individuazione né di ricognizione. No, di Presidente, però credo che l'atto specifico previsto per il dibattimento per questo tipo di conoscenza sia la ricognizione di persone. Ma anche su questo la Corte si è espressa in senso dubitativo, perché dubitativo, però. La ricognizione attiene a una forma particolare di individuazione di persona che sia vista ma ignota normalmente. La ricognizione di una persona nota che si conosce bene per nome, cognome, età, fattezze fisiche, eccetera, non c'è nessun bisogno di ricognizione, si tratta soltanto di dire è questa o non è questa, insomma. Quindi se la Corte si è già espressa... Sì, in questo senso abbiamo disposto altre volte e così disponiamo in Presidente, come credo che i mezzi di prova siano ritualmente predisposti e tassativi. Credo che comunque tutte queste cose siano già state dette. Sì. Presidente, prima di... Prego. Volevo fare un'altra... L'opposizione, scusi dottore Bertola, così poi non l'interrompo più, c'è anche da parte mia. Prima di mostrare l'album, chiedevo al Calderone se ha conosciuto l'onorevole Loturco. Loturco, sì, l'ho visto. In che occasione? Era al ristorante Costa Azzurra un giorno, sono entrato e c'era Nitto Santapavola, Ello e questo Loturco. Io mi volevo, no, dici siete, ma si parlava del più del meno. Presidente, allora vogliamo... mostrare. Può procedere. Signor Presidente, chiedo scusa, prima di procedere, dico sul piano cronologico e della opportunità, del Raimondo Natale, che è da me difeso ex officio, la sua signoria mi ha nominato in apertura di udienza, non essendo presente il suo difensore di fiducia, assumendo di non conoscere affatto il Calderone, richiede un raffronto in aula tra i medesimi, tra il Calderone e lui stesso. Presidente, poi io vorrei dare un'occhiata, se è possibile, all'album prima dell'atto che è richiesto dal PM. Mostriamolo all'avvocato Strano, sì. Anch'io, Presidente. Ma non sono a conoscenza, non l'hanno visto. Non si tratta sempre dello stesso album che non lo so, prodotto. Presidente.
Non che dico che sia stato cambiato, non so di quale si tratti, per absit in iuria verbis. Presidente, chiedo scusa, prima che intervenisse l'avvocato Strano, vi era quella mia richiesta? Signori, questo avanzata la richiesta dopo il controesame e... No, nel senso che il De Raimondo ritiene tempestivo oggi questo eventuale raffronto. Certo, che prima, la corte che noi, potrebbe... prima che licenziamo il... No, prima che egli osservi le foto, perché il De Raimondo afferma, e giustamente afferma, che non conosce, non ha mai veduto il... l'attuale, diciamo, deponente, che neanche è imputato di procedimento connesso, diciamo, è un test d'accusa, ecco. È stato imputato, è stato condannato. Comunque, ma l'attuale deponente... Non è su questo il punto. Il punto non è questo il punto, è chiaro. Visto che si sollecita la Corte e decide immediatamente... Immediatamente a un raffronto tra il De Raimondo, dire... da me in questo momento assistito, mancando il difensore di fiducia, e il Calderone. Il suo parere sulla richiesta istruttoria. Presidente, in ogni caso credo che debba finire l'esame, poi insomma questo confronto presuppone delle dichiarazioni contrastanti, non basterebbe la dichiarazione fatta dal difensore, occorrerebbe prima esaminare il De Raimondo, il De Raimondo interrogato darà certe risposte e poi si procederà al confronto. Non credo che sia rituale fare un confronto sulla base della dichiarazione del difensore per conto dell'imputato. Va bene. Presidente, non è questo il problema è che il De Raimondo assume non conoscere affatto il Calderone. Dopo che il Calderone, attraverso l'esame delle foto, potrà dire questa foto si appartiene a Tizio, nell'altra riconosco tale, indubbiamente questa nostra richiesta, giusto o sbagliata che sia, sarà particolarmente evanescente, perché superata dagli eventi i quali consistono nell'esame di questo album fotografico. In questo senso io, difensore d'ufficio, e ritenendo però opportunamente il mio ruolo da svolgere, in questo momento io svolgo questa eccezione, questa proposta, questa richiesta. In questo senso... Presidente, posso rassicurare il difensore che... Tra le foto non mi pare che ci sia il personaggio in questione. Non lo sapevo, non avevo veduto. Quindi lo rassicuriamo. E allora, alla fine, prima delle mie conclusioni, quando potrò contraesaminare l'interesse del De Raimondo, in quel novero di mia attività farò questa richiesta o meno. Ripeto, io non conosco l'album, non l'ho veduto in questo momento sul piano di fatto e quindi non sapevo se vi era questa foto completa. Nel frattempo possiamo fare qualche altra domanda al... Sì, potete procedere. Possiamo procedere con l'esame di questo album. Ora lo guardi, Calderone, questo album che le stanno portando. Ed è Franco Romeo e Carletto Cambarella. Guardi, ecco, sì. Franco e poi Romeo, la prima fotografia c'è un numero, l'album lì. Numero uno? Sì. Il numero due è Franco Romeo, Nitto Santapaolo e il sindaco di Catania. Come si chiama il sindaco? Ma ora non me lo ricordo. Il numero 3, Nitto Santapaolo. A Liodo dietro, Franco Romeo. Questo di faccia è un ostetrico. E ci sono pure io. Parli più forte. Scusi, nella foto numero uno, perché sono stato un attimo distratto, nella foto numero uno? Franco Romeo e Carletto Campanella, questi due sono due facce che io penso di conoscere, ma non so chi sono. Vabbè. No. Questa è la foto numero due, come dicevo. Nitto Santapaolo, Franco Romeo e il sindaco di Catania.
La foto numero 3, Cennito Santa Paola, il C mi pare che è lo turco, il quello di dietro è Franco Alioto. La lettera C, non abbiamo capito affatto la risposta, se sia Pogliese, Sembronio. L'onorevole Lo Turco. Vuole parlare più forte? Il primo è Nitto Santa Paola, il secondo... Quale foto sta guardando? Numero 3. Numero 3, quindi il primo? Nitto Santa Paola, l'onorevole Lo Turco. Di dietro c'è il proprietario della Costa Azzurra. Poi c'è Franco Romeo. C'è questo che ci mancano i capelli, che io lo conosco ma non mi ricordo chi è. Poi il dottore, quello capotavola, e il dottore, un ostetrico. Poi ci sono io, e questo che parla al telefono, no, lo devo conoscere ma non me lo ricordo. La foto numero 4, Nitto Santa Paola, la moglie, Franco Romeo, Carlo Campanella, questo calvo non lo so chi è, poi c'è sempre quel dottore ostetrico, e quella da, vicino a Franco Romeo è la sua moglie. Vuoi ripetere cortesemente perché non l'ho sentito? Quella vicino a Franco Romeo è la sua signora. Sempre Franco Romeo, la sua signora, il dottore, e questo non lo so chi sono. Foto numero 6, ingegnere Giuseppe Costanzo, figlio di Gino. Che posizione occupa? Il primo da sinistra. Il numero... Guardando a sinistra? Così, da questo lato, perché dall'altro lato c'è l'altro figlio. Quindi questo sarebbe il figlio? Di Gino Costanzo, Giuseppe. Sì. Poi questo piccolino, non mi ricordo. Poi c'è Franco Romeo, questo calvo, sempre quel dottore, e l'altro dell'altro lato è un altro Costanzo, mi pare che è il fratello di questo qua, non mi pare, è il fratello. E quale posizione occupa, mi scusi? Sono uno a destra e uno a sinistra. Cioè, l'uno all'estrema sinistra e l'altro all'estrema destra? Sì, signore. Prima a sinistra e l'ultimo? Il primo apre la fila Giuseppe Costanzo, figlio di Gino, e chiude la fila l'altro figlio di Gino. Qua c'è Carletto Campanella. Foto? Sua... Numero? Numero 7. Sì. Sua moglie Mariolina. Benedetto Santa Paola, Franco Romeo, la sua signora, e questo chi è? Questo personaggio. Non... non li conosco. Numero 8. Nel numero 8 non conosco nessuno. Numero 9. Franco Romeo, Nitto Santa Paola e Carlo Campanella. Franco Romeo? Nitto Santa Paola e Carlo Campanella. Gli altri due non li conosco.
Franco Romeo e gli altri non li conosco. Qua c'è solo quel dottore, lo ostetrico che conosco. Parli più forte. Al numero 11 c'è quell'ostetrico e non conosco più nessuno. Al numero 12, Franco Romeo. C'è quest'altro con i baffi, con i capelli ricci, mi pare di conoscerlo, ma non mi ricordo chi è. Numero 13. Si vede pezza destra di Franco Romeo e poi si vede quel dottore sempre. Numero 14, Franco Romeo e il sindaco. Numero 15, Franco Romeo. C'è uno dei figli di Costanzo, sempre col quale dottore. Posto occupa? È dietro una pianta, c'è una pianta, dietro la pianta si intravede. Numero 16, il dottore, il sindaco Franco Romeo e basta. Numero 17, il dottore Franco Romeo e questo magro, io mi pare di conoscerlo, questo magro con un giubbotto di pelle. Magro? Con un giubbotto. Il dottore Franco Romeo e questo magro, io mi pare di conoscerlo. Questo magro con un giubbotto di pelle. Magro? Con un giubbotto.